elettronici alla portata anche di una scuola, perché queste celle di carico, che sono applicabili a qualsiasi attrezzatura di palestra, per dire anche una spalliera, se volessero, quindi vedete c'è una catena, una leg extension con la cella di carico, io cerco di sviluppare più forza possibile, la cella di carico nel computerino mi dà i livelli di forza e posso avere anche il grafico della forza in funzione del tempo. Una spesa 2000 euro, cioè non è una cosa impossibile, né per un privato che vuole mettere su un piccolo laboratorio di valutazione, né per una scuola, né per una società media di qualsiasi sport, comprarsi un laboratorio di valutazione. Ed è possibile avere i dati in funzione del tempo. Vedete che posso vedere come sale la forza o posso vedere all'opposto come cala nell'ambito della forza resistente. Perché con l'affaticamento il livello di forza tende a calare, cala più rapidamente in chi non ha una buona forza resistente. Perciò studiare la forza in funzione del tempo mi può dare tante informazioni in più rispetto a quello che è il livello di forza massimo. Si sa che il livello di forza cresce in funzione dell'età ed è diverso nei due generi. Vedete una classica curva di prestazione di forza nei maschi, raggiungono un picco dopo i 20 anni, tra i 20 e i 25 anni, le femmine anche loro hanno un picco a quell'età, in questo grafico qui, però vedete che i livelli sono decisamente più bassi. Questo è stato messo in relazione con la produzione di ormoni con effetto anabolizzante, non soltanto il testosterone, ma anche le surrenali producono ormoni, anche l'ovario, che hanno effetto anabolizzante. Ovviamente gli ormoni dell'ovaio hanno un effetto anabolizzante molto ridotto rispetto agli ormoni prodotti dal testicolo. Hanno fatto degli studi andando a vedere gli effetti del catabolismo di questi ormoni. Nelle urine possono vedere i cataboliti di questi ormoni che hanno effetto anabolizzante, perciò andando a dosare posso vedere nella diversa età la produzione di questi ormoni e vedete che le curve sono allungamenti che ricordano quello dello sviluppo della forza in funzione di questi tipi di ormoni. E ovviamente questi ormoni influiscono sulla massa muscolare, ma nei gesti più dinamici, dove bisogna esprimere forza in tempi brevissimi, la massa muscolare potrebbe essere anzi controproducente. Ecco allora che nascono dei test che sono anche molto semplici, come questo di Sargent, che è uscito su uno dei primi numeri subito dopo la prima guerra mondiale, 1919-1920, sulla rivista Result Quarterly, è uscito questo articolo di Sargent che proponeva questo suo test, che è stato validato dopo, e io ho letto i lavori di validazione del Sargent test fatti negli anni 40, con delle pedane di forza che misuravano direttamente la forza e studiavano che relazione c'era tra il livello di forza sviluppato sulla pedana e l'elevazione raggiunta dal soggetto. Ovviamente negli anni 20 non c'erano ancora questi strumenti, diciamo, per poter fare queste validazioni sofisticate che dagli anni 40 in poi invece abbiamo. Come si misura l'elevazione su una prova di forza esplosiva verso l'alto? Prima si misura, vedete, il soggetto andando a vedere la sua altezza col braccio alzato, poi il soggetto esplode verso l'alto, raggiunge il punto più alto possibile, faccio la differenza. Ecco, dobbiamo tenere presente che la differenza può dipendere dall'atteggiamento delle braccia, perciò non è uguale fare il test con tutte e due le braccia, andare a toccare il muro con un braccio solo, o con un braccio solo e addirittura abbassare una spalla e alzare l'altra. I risultati possono essere diversi. E questi sono un po' i limiti andando a studiare il Sargent test, però teniamo presente che il Sargent test è veramente, come il test di Cooper, un test a costo zero. Nell'ambito della resistenza, Cooper con i 12 minuti ha inventato un test che non richiede neanche il cronometro.
perché 12 minuti di controllo con un orologio normale, neanche con la lancetta, quindi secondo 12 minuti, quando scatta il 12esimo fischio si ferma. Vedete? Il sergentest non corre neanche la cordella metrica, perché basta avere una carta centimetrata, attaccarla al muro a qualsiasi altezza, perché non mi interessa l'altezza dove la carta. A voi interessa differenziare, cioè andate a misurare la prima lì, vedete che è 1,30 m, poi salta 1,80 m, si fa 1,80 m, quindi 1,30 m, cioè che 1,30 m sia 1,30 m, che sia 1 m, che sia un po', quello che conta è differenziare. Cioè è un test a costo zero, cioè. Chi non ha soldi, foglio di carta e lo sposto a questo test. Ecco, successivamente sono venuti fuori degli strumenti come questi, per esempio, la possibilità di andare a toccare degli oggetti ad altezze diverse, dove posso anche riprodurre dei movimenti più specifici per questi sport, pallavolo, basket, piuttosto che calcio. Oppure sono venuti fuori i tappetini, che permettono di valutare l'elevazione andando a cronometrare il tempo di volo. Col tappetino sono nate modalità diverse di eseguire il test di elevazione. Vedete sopra lo squat jump e il contro movement jump. Lo squat jump, il soggetto rimane per alcuni secondi caricato e poi esplode verso l'alto, nel contro movement jump invece sfrutta l'elasticità muscolare facendo un'azione dinamica e sfruttando l'elasticità muscolare dovrebbe saltare di più. Dico dovrebbe perché parlavo prima del rugby, molti giovani del rugby, ma molti ragazzini anche in prima, seconda, media non sanno sfruttare l'elasticità muscolare, perciò paradossalmente fanno meglio dello scocciante che del contro movement, vanno contro la logica della fisiologia muscolare. Bene. Ma perché? Perché non sono coordinati. Se uno non è coordinato, non riesce a fare meglio con il contrario. Fa meglio con lo scoggiante perché è più semplice l'esecuzione del gesto. Sfruttare l'elasticità muscolare richiede aspetti coordinativi che non tutti, la metà della scuola media, hanno. Ma quest'anno anche a 18 anni non sono riusciti a migliorare. Non sono riusciti a far meglio col contro muro perché non lo sanno fare. Da un punto di vista coordinativo. Allora, l'altra modalità è quella col drop jump. Cadendo da una certa altezza, io sono obbligato a sfruttare l'estero muscolare. No? Devo stare attento all'altezza, perché se è troppo esagerata, il soggetto invece di sfruttare l'estero muscolare si pianta. Queste sono le sigle, drop jump contro il movement jump. E queste sono altre apparecchiature, per esempio l'Opto Jump è uno strumento con cellule fotoelettriche che permette di effettuare sia i test che abbiamo appena visto di elevazione, e vedete che addirittura il sistema è utilizzato in modo che se faccio dei balzi multipli sul posto ho tutto in tempo reale un diagramma di come si comporta salto per salto il mio soggetto. In più questo strumento può essere collegato anche con un elettromigliometro e vedete che posso andare a misurare proprio l'angolo che utilizza il mio soggetto in ogni balzo. Perciò potrei anche scartare degli angoli che non reputo idonei per l'esecuzione del movimento, troppo caricato o poco caricato, gli scarto e non lo tengo conto con l'elettromigliometro. Ma con questo strumento posso anche fare delle misurazioni nei salti in estensione, dal salto lungo la fermo, che avevamo visto prima su quella pagina come esempio di istruzioni di un test, ai balzi multipli, triplo, quintuplo, come dicevo. È possibile semplicemente fare la misura in lunghezza del salto con una cordella metrica, sia che la facciate in palestra che sulla pista, che con arrivo in sabbia se volete, ma con l'Opto Jump
messo per lungo, è possibile avere misure di ogni balzo, se faccio i balzi lunghi, e non solo, posso avere i tempi di contatto, i tempi di volo, e poi andarmi a calcolare anche dei confronti tra spinte con lato destro e spinte con lato sinistro per vedere se ci sono degli squilibri destro-sinistro. Per gli arti superiori si possono fare lanci di palloni pesanti in vari modi. Ecco, tenete presente che il lancio dalla posizione retta, soprattutto il lancio con un rilascio del pallone a braccia tese verso l'alto, è molto correlato con la statura, perché ovviamente il punto dove lascia il pallone dipende dalla statura, e uno molto alto è avvantaggiato rispetto a uno piccolino. Per ridurre questo effetto della statura, noi quando facevamo negli anni 80 i test con il centro di ammetro sport, il primo anno abbiamo fatto il lancio che vedete sopra e il secondo anno abbiamo fatto un lancio, andando a vedere un po' in letteratura, da seduto con le gambe divaricate, di modo che gli arti inferiori non potessero entrare in azione e neanche le misure acrometriche davano un contributo molto più ridotto, perché il pallone partiva da qua, non da qui, c'è un petto e si lanciava verso avanti con la palla. Ma esistono macchine oggigiorno molto sofisticate, anche abbastanza semplici, con costi contenuti, andiamo dai 2.000 ai 60.000 euro per misurare la forza oggigiorno con apparecchiature diciamo elettroniche. Le macchine più semplici sono costruite da degli encoder, non so se lo vedete, ma applicato al bilanciere o al pacco pesi di una macchina c'è un filo. Il filo va a finire in una scatola e nella scatola c'è un disco rotante. Il disco rotante è in collegamento con un sensore che misura la velocità di rotazione del disco. Questo si chiama encoder. Perciò, vedendo come si muove il disco, io riesco a vedere come si muove il bilanciere o il pacco pesi. Riesco a valutare la sua velocità. Riesco a valutare di quanto si sposta. Riesco a valutare anche le forze che entrano in gioco, perché sapendo la massa del bilanciere e conoscendo le accelerazioni che imprimo al bilanciere, sapete che dalla seconda legge di Newton la forza uguale massa per accelerazione. Perciò la massa è quella, è il peso del bilanciere, il peso del pacco pesi di qualsiasi macchina, l'accelerazione viene misurata dallo strumento. Questo filo mi misura l'accelerazione. Avanti. Perciò questi strumenti mi permettono di avere a costi relativamente bassi dei dati di forza nel tempo in maniera anche dinamica. Bene, dipende dalle relazioni, le forze con le velocità e le accelerazioni. L'ultima generazione di strumenti che misurano azioni dinamiche sia con i pesi ma anche a corpo libero sono gli accelerometri. Vedete l'accelerometro lì applicato al bilanciere, a qualsiasi pacco pesi di una macchina in palestra per il potenziamento muscolare, oppure l'accelerometro messo in cintura dell'atleta. Se l'atleta mi fa i salti in elevazione, più o meno l'accelerometro sostituisce il tappetino o l'ortogiano, perché in base alle accelerazioni posso risalire alle forze che ha sviluppato al momento dello start. E la stessa cosa sul pacco pesi, l'accelerometro mi permette di valutare le forze partendo dalle accelerazioni, mentre col filo misuro delle velocità e poi le variazioni di velocità sono accelerazioni, cioè me le calcolo le accelerazioni. Qui ho uno strumento che misura direttamente le accelerazioni. Ovviamente al software devo dire anche quanto peso solleva il mio atleta. Perciò avendo questo dato nella tastiera, conoscendo le accelerazioni, mi dà tutti i dati dinamici di forza, di potenza sviluppati. Movimento per movimento, perciò se faccio anche balzi di